Nardis Car, dal lontano 1973 ad oggi. Una realtà nella vendita di tutti i tipi di veicoli Opel, con occasioni di usato. Tre punti vendita, Fermo, Monte Giorgio, Porto Sant'Elpidio. Nardis Car, concessionaria Opel per le province di Fermo e Macerata. Professionalità e cortesia fanno la differenza. Nardis Car, la trovate anche sul sito www.nardiscar.com. Oppure ai numeri 0734 67 20 10, 0734 96 40 07, 0734 99 42 36. Nardis Car, da oltre 40 anni al vostro servizio. Nardis Car, per viaggiare sicuri. Ste Motori è stata presente all'ottava edizione della più bella motocavalcata delle Marche. Oserei dire del centro Italia, come è stato più volte sottolineato da diversi piloti arrivati da molte regioni d'Italia. Moto smatata, appunto, sinonimo di moto infangata nel dialetto marchigiano, si è svolta sabato 26 e domenica 27 novembre 2016. Moto smatata è l'evento più importante del panorama motociclistico fuoristrada del Motoclub One Power Racing. La manifestazione ha preso il via alle ore 8 di domenica 27 novembre. Nel pomeriggio del sabato precedente, il 26 novembre alle 14.30, si è svolta la Moto Endurance, in cui si sono cimentati i crossisti sfidandosi in una due ore a coppie, riproposta ogni anno in onore dell'ex endurista Enzo Farricelli, mancato durante questa gara qualche edizione fa. A seguire, alle 16, è stata la volta della Quad Endurance, primo campionato Victory Team. Una sfida della durata di 60 minuti su fettucciato di 2400 metri, appositamente preparato dai tecnici del Motoclub One Power Racing. A seguire il riconoscimento per l'equipaggio partecipante più giovane e a quello meno giovane. Poi riconoscimenti a tutto lo staff organizzativo. Il Memorial Enzo Farricelli, che come ogni anno vede la partecipazione di numerosi appassionati della zona, per un pomeriggio di divertimento all'insegna dell'amicizia e della socializzazione. Ci hanno definito che è una delle più belle cavalcate del centro Italia e siamo contenti, ma grazie a tutti i ragazzi dello staff che ho. E domani sicuramente vedrete il percorso e sentiamo i commenti positivi. Io penso che saranno tutti commenti positivi, perché è per la prima volta che facciamo il doppio giro. L'odierna edizione dell'ottava Moto Smatata si doveva effettuare il 12 e 13 novembre, causa maltempo non è stata disputata in quella data. Realizzata comunque in quell'occasione la serata con il Gran Galà della Moda, dedicato in esclusiva a tutti gli sponsor e piloti della manifestazione. Cena e divertimento per gli ospiti, serata coordinata da Luigi Azzurro Evans, insieme alla moda di Mara Boutique, che ha presentato modelli di abiti di alta classe e novità della stagione. Opsottica di Piane di Monte Giorgio, 2R calzature, Intimo Occhi Blu, Michela Zillante per le acconciature, CS Sport, Estetica e Benessere di Gigliola Lupidio, On the Rose per i fiori, Palestra Project Gym con l'esibizione delle proprie atlete. Tutte realtà locali. Un grazie a loro che hanno creduto in questa manifestazione. Alla fine, applausi e riconoscimenti per tutti. Siamo alla giornata della manifestazione, domenica 27 novembre. Il ritrovo era fissato alle 7.30 nella sede del club organizzatore.
Alle ore 8.45 gli enduristi inizieranno i 120 km del percorso a passo libero, completamente segnalato, dove incontreranno guadi, fango e tutto ciò che le colline marchigiane hanno di bello da offrire per gli amanti dell'off-road. Questa motocavalcata è aperta a moto da enduro e quad, che partiranno in coda alle due ruote. Novità di questa edizione, la partecipazione di un percorso alternativo per moto da strada. Per i più esperti non mancheranno varianti hard fatte ad hoc. Fra pochi minuti facciamo partire, stiamo aspettando da coordinare bene lo staff e poi partiamo. Tutto pronto. Quest'anno abbiamo fatto un percorso alternativo per le moto stradali, perché da tanti anni che ce lo chiede e ci abbiamo provato. Vediamo quello che succede. Siamo quasi pronti, a momenti ci sarà il via, la giornata è splendida, ieri era splendido pure, è stato bel sole, asciugato bene, nonostante tutti i giorni di pioggia. Speriamo in una grossa affluenza di pubblico, in bocca al lupo a tutti. Io faccio parte dello staff, diciamo controllo un po' la situazione e il percorso, quindi fra poco partirò per ultimo, diciamo. Sempre pronti, pieno, tutto tagliandato, tutto pronto per l'avventura. Ringrazio tutto lo staff e chi prepara agli organizzatori. Speriamo tutto bene, divertirci. Prontissimi, super gassati. No, tutto bene, per fortuna anche il tempo è stato clemente. Io faccio parte dello staff, quindi sono Tuzio Antonello. E ieri sera sono stato premiato come... come ha detto, più scollegato dell'anno. L'importante è che ci divertiamo tutti quanti e che non succeda niente. Speriamo che venga, pure anche quest'anno venga una bella manifestazione. Buongiorno, siamo tutti qua alla 8ª edizione della Moto Smatata. Ieri c'è stata un bellissimo gara di 2 ore a coppie in memoria del nostro compianto Enzo Faricelli. E oggi è una bella giornata, il terreno è ideale, il mata giusta, e sto qui col mio amico Ferrucci, speriamo di divertirci. Un ringraziamento agli organizzatori e gas. Sono Giulio Francucci, vengo da Macerata. Giacomo Sabatini, vengo da Porto San Giorgio. Perfetto, perfetto. Vediamo, dai. Tanto l'energia l'abbiamo accumulata a colazione. Siamo il team Gradella. Buongiorno a tutti, siamo arrivati e partiamo. L'anno scorso ci siamo divertiti e speriamo anche quest'anno. Buon divertimento a tutti. Vai, vai, cosa dici? Io la prima volta. Ciao. Gradella, Italia 1. Buongiorno a tutti. Ciao. Ancora c'è il ristoro dell'anno scorso da digerire. Buona forchetta. Allora, noi siamo venuti qui alla Moto Smatata, veniamo da Savignano Furbicone, provincia di Forlì Cesena, vicino Rimini al mare, e come gruppo ci chiamiamo i Maricones della Playa, vuol dire i coglioni della spiaggia. Siamo un bel gruppo, molto variegato. Variegato è una parola composta da varie e da gatto, ma non lo so spiegare a lei perché lo sa già. Comunque è il terzo, quarto, quinto anno che facciamo la Moto Smatata, speriamo che sia bella e divertente, perché di ciambelle qui ne abbiamo viste proprio a fiumi. Noi abbiamo il re dei ciambellani con noi, che è Dedo, e speriamo di divertirci come ci siamo divertiti. Un augurio a tutti, grazie e buona giornata. Certo, speriamo che vada tutto bene. La prima cosa, che tutti possano fare il percorso dall'inizio alla fine, che ci sia un sano divertimento e niente, di tornare a casa asciutti, tutto qua. E un buon ristoro. Certo, assolutamente. E un saluto a tutti i terremotati soprattutto. I know what's on your mind. La partenza è stata effettuata da pochi minuti e vediamo già i piloti in difficoltà nel superare i torrenti, salite, discese, attraversamenti di corsi d'acqua e fango a volontà. I territori dove si transita sono i comuni di Monte Giorgio, Falerone, Penna San Giovanni, Monte San Martino.
E mentre assistiamo all'attraversamento del torrente, ci accorgiamo di una strana presenza, un piccolo vulcano già incendiato che ribolle ed emette gas mischiato ad acqua, con fiamma viva proprio in mezzo al bosco e a pochi metri dal letto del torrente, dove era prevista una piccola sosta con distribuzione di bevanda calda per i piloti. Anche il vulcanello c'è, eh? Incredibile, molto divertente. No, siamo divertiti come dei pazzi. Ben organizzato, bravi, grazie. Bello, bello. Un po' di fango, sì, sì. Non manca mai, non basta mai. Edoardo. Edoardo, il più piccolo conduttore. Sto a bocca piena, però il giro è fantastico. L'organizzazione è stupenda. Si beve il ponte in mezzo alla natura. Che vorremmo di più? Ci manca un'altra cosa, ma adesso non abbiamo tempo. Il gruppo veniamo a Torrentino, siamo 16 quote e dopo tutti i disastri che c'è ci veniamo un attimo a rilassare qui, perché sennò siamo messi male a Torrentino. Però va bene. Siamo scossi. Siamo abbastanza scossi. Siamo abbastanza scossi, sì. Però va bene la cosa, il giro è bellissimo, c'è qualcuno per forte? Torrentino è per forte, siamo tutto un gruppo, qualcuno anche da Roma viene per intenderci, via. Però siamo un gruppo di 16 pod e via. Sì, il fango a me basta per adesso, però se ce n'è ancora al limite farò un'indigestione. Faremo uno sforzo. Grazie, grazie, arrivederci. Grazie. Ripartendo dopo questa sosta, abbiamo effettuato altri percorsi sempre molto attraenti, fino ad arrivare al punto di ristoro con pizza, braciole e salsicce e frutta a volontà. Sosta molto apprezzata per i numerosi partecipanti. Fino adesso il percorso è stato molto particolare, non difficilissimo, ma in certi punti molto tecnico. Abbiamo notato diverse donne con moto o quad che hanno preso parte a questa manifestazione. Probabilmente è la cosa molto più gradita, visto lo sforzo fisico che si è fatto fino adesso, anche perché con le previsioni, cioè con il tempo che c'è stato nei giorni precedenti, è diventato molto più hard il percorso. Probabilmente adesso andiamo a far pranzo e ci rifogiliamo per bene per l'ultimo pezzo di percorso. Adesso ci sono ancora altri 15-20 km, poi c'è il rifornimento dove ogni concorrente, ogni partecipante può scegliere se fare un altro giro di 60 km più veloce e quindi allungare il percorso e arrivare a 140 km totali, oppure terminare con gli 80 km che stanno facendo adesso. Io faccio parte della One Power Racing, appunto il club che organizza la Moto Smadata, e vengo da San Delpino a Mare e mi chiamo Marco Alesiani. Per me è stata la prima volta, è stato molto emozionante e anche molto pericoloso, perché sono un po' fifona, però fortunatamente tutto bene e niente. Io sono Silvia, vengo da Ascoli Piceno, ringraziamenti a tutti quanti, grazie. Finalmente siamo online. Alla prossima, sì. Ciao. Esquisitezza. Ecco, abbiamo preparato salsicce, panzetta, lonza, pizza qua, c'è un po' di dolci. Arance, noce moscata, tutto. Sì, mandarini, questa cosa qui. Banane. Storiche, anche la banana. Fatti il nome delle. Però salsiccia, panzetta e lonza. Noi è l'ottava volta che veniamo. Bella anche quest'anno, sicuramente un bel percorso, speriamo nel ristoro, ma di solito quello non delude mai. E viva la Moto Smatata, quindi.
onestamente si potrebbe fare anche due giri, ora vediamo, faremo un consulto con la truppa. No, io guarda, è la prima volta che ci vengo, la seconda. No, 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 mi sono paurita, è stata una cosa bella. Buongiorno a tutti, eccoci qua, la moto smadata, insomma, è l'ottava edizione, ci troviamo a nostro agio perché è quello che cerchiamo tutto l'anno. Che dire, molto facile per il 4x4, i 2x4 insomma li fanno un po' faticare, le moto da cross non ne parliamo, però insomma noi pensiamo per il nostro, per i nostri quad. Questo è il mio Can-Am nuovo, motore Rotax 1000, gli ultimi modelli, il 1000R, costa un bel po', però li vale tutti, li ne comprerei altri 5 insomma. Ringraziamenti a tutti insomma, perché ci troviamo sempre bene. È una garanzia la moto smadata, grande successo, si mangia benissimo, benissimo, anche al ristoro finale, alla cena, pranzo barra cena, perché sicuramente si farà tardi. Due giri fino all'ultimo, fino all'ultimo. Saluto tutti, la mia compagna e gli svapolati del Trondo, il nostro club. Dopo questa sosta sono rimasti circa 60 km per arrivare nella zona di partenza, poi per i piloti più temerari sarà possibile rifare un secondo giro del tracciato, ovviamente prima che arrivi il buio. Siamo a metà percorso del primo giro, pare tutti soddisfatti e si sono divertiti quasi tutti. È il Vulcanello come hai potuto vedere prima, il doppio giro che chi ha forza da buttare via può fare anche il doppio giro e niente, è sempre un divertimento e meglio così che vada. Tanti vanno a far pranzo, tanti rientrano nel secondo giro e ritornano un'altra volta al ristoro. Di oltre 200-220 partecipanti è un risultato consolante vista il periodo che passiamo. Il sole e la giornata ci è venuta incontro, il terreno è ottimo anche se in qualche punto è un po' troppo pesante, e i partecipanti hanno dichiarato la loro contentezza. Sì, come al solito la manifestazione coinvolge partecipanti che arrivano dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, da Teramo, dai dintorni. Questa volta, a differenza delle altre volte, non abbiamo visto dei picchi che ci hanno inorgogliscono, provenienti dal Trentino o dalla Sicilia. Ovviamente la situazione meteorologica che sta attraversando l'Italia non ci ha aiutato. Io spero che stiamo andando bene, comunque sia ci sono sempre i pro e i contro, non si può accontentare tutti, siamo a circa 75 km di percorso, ci sono altri 60 km da fare, spero che prosegua tutto bene, tutto qui. Beh, i club arrivati da lontano, sì, ci sono i soliti amici della Toscana, dell'Emilia Romagna, e da Roma sono arrivati i quad Terni, che arrivano tutti gli anni, per cui siamo contenti perché loro comunque tutti gli anni sono con noi. Ah sì? Quello della macchina. In questa giornata il clima ha fatto la sua parte, infatti splendeva un bel sole che ha riempito di soddisfazione non solo i piloti, ma anche il motoclub organizzatore di Monte Giorgio, insieme al supporto del club Gli Scollegati, cuore organizzativo di Moto Smatata.
cos'è una motocavalcata non agonistica dedicata a moto da enduro monocilindriche e quad. Lo spirito è quello di chi pratica l'enduro amatoriale, tanti chilometri in allegria e sportività, vivere all'aria aperta, a contatto con la natura. Appena ripartiti, dopo la sosta, effettuiamo dei saliscendi con fango ed erba bagnata. In uno svalico di attraversamento, un quaddista è rimasto senza benzina. Si recupera un tubicino per aspirare qualche litro di benzina togliendola da altri quad. Così si riparte tutti insieme. Poi, dopo alcuni saliscendi, è stato affrontato il famoso frutteto con le ben note fangaie presenti sotto il comune di Penna San Giovanni. Passaggi adrenalinici con moto e quad infangati e fermi perché il fango era entrato dappertutto. Si aiutano a vicenda per uscire da questo tratto. L'ottava moto smatata ha registrato oltre 220 appassionati partecipanti tra moto e quad e passeggeri. Il territorio, in alcune zone, è veramente spettacolare. Si entra e si esce più volte dai molteplici torrenti presenti. A volte è necessario l'aiuto di numerose persone per risalire le spallate dei fiumi. Si attraversano splendidi tratti di sottobosco caratterizzato da numerosi torrenti, guadi e perfino zone paludose cosiddette fangaie, che conosciamo bene, fino a scorrere il panorama su creste spesso soleggiate, dove lo sguardo può riposarsi e spaziare dalle montagne fino al mare, lambendo il territorio del Parco dei Monti Sibillini. Questa edizione siamo stati molto bene e sicuri con il nostro fidato autista Michel e la sua Land Rover fuoristrada, che ci ha tirato fuori più volte dai numerosi problemi di percorso all'interno dei boschi con strade praticamente inesistenti. Le immagini ci fa capire che tipo di percorso difficile hanno fatto i piloti, fattibile e divertente, ma che non permette distrazioni. Seguiamo da vicino alcuni passaggi impervi. Appena usciti dalle fangaie, siamo ritornati nella sede della manifestazione, dove in mattinata i piloti erano partiti. Nel salone, adibito a ristorante, si mangiava in continuazione. Non appena i piloti rientravano dalla fatica, era pronto il pranzo o la cena per altri. Congratulazioni e complimenti a tutto lo staff. Pranzo o cena per tutti. Piloti, aiutanti, staff tecnico, staff sanitario, autisti, sponsor, autorità. Insomma, tutti quelli che desideravano mangiare in un clima di festa e amicizia. 60 anni mi è sembrata dura, quest'anno mi è sembrata durissima. Durissima. Mi sono portato pure quest'amico mio, ecco. Quadro lungo, quadro. Guarda un po' come sta fresco. Guarda come sta fresco, guarda, guarda. No, però complimenti sempre all'organizzazione, a Vince, perché percorso eccezionale, solo che un po' troppo, era un po' troppo bagnato. Però ci siamo divertiti, dai.
grazie, grazie. Guarda, una bellissima esperienza è stata, da rifare. Prossimo anno ci sarò, mi preparo un po' meglio, ma ci sarò. La presidente del club One Power Wrestling ha voluto premiare il gruppo arrivato da più lontano e sono stati premiati il gruppo di Terni. Poi il più numeroso presente alla manifestazione, gli Svalvolati del Tronto. Consegnato il premio fedeltà al gruppo di Tolentino. È andato tutto bene, abbiamo fatto divertire pure quei bravi ragazzi che hanno fatto sparire delle frecce, però ci siamo divertiti tutti, più o meno ci siamo divertiti tutti. Stiamo rientrando tutti quanti, la festa della Moto Smalata è sempre un grande evento, è sempre più grande, diventerà. Stanno gelando con macaroncini Campofilone, porchetta, olive alla scolana, tutta roba della nostra produzione nel locale. Sono tutti contenti e felici e ci rivedranno l'anno prossimo, ci stanno ringraziando. Ringraziamento al comune di Pallerone, Penna San Giovanni, Servigliano, Monte San Martino e Bermonte Pigeno. Quest'anno in giro abbiamo fatto un giro nuovo, doppio, perché in Amandola c'era dei problemi con il terremoto e non siamo toccati il territorio di Amandola e Sarnano. In diverso 2017 cerchiamo di farla ancora migliore. Ciao a tutti, il prossimo anno. Gli organizzatori One Power Wrestling, il gruppo Gli Scollegati, hanno voluto ringraziare i partecipanti arrivati da fuori regione, che dopo aver fatto ore e ore di strada, hanno partecipato alla cavalcata, che non è roba da poco per persone normali, per poi riprendere la strada di casa. Siete la nostra forza! In moltissimi ci stanno ringraziando per la bellezza del percorso e l'alta preparazione dello staff. A noi questo fa immensamente piacere ed è la carica per fare meglio il prossimo anno. Per questo vogliamo ringraziare chi ci ha assistito da quando abbiamo iniziato a fare i primi sopralluoghi per modificare il vecchio tracciato. Era un caldo agosto e da allora non ci hanno mai lasciato soli fino al giorno della manifestazione. Avete presente tutte quelle jeep nei punti strategici? Oppure le auto carrellate per il recupero mezzi? O chi stava di guardia a chiudere alcuni tracciati se diventavano troppo pericolosi? Beh, tutto questo sono i ragazzi del 4x4 Marcia Club, il club sotto sopra di Amandola e molti jeepisti autonomi. Sarebbe lunga la lista per elencarli uno ad uno, ma è impossibile per noi non ringraziarli. A conclusione della giornata, un ringraziamento particolare ai partner ufficiali Nardis Car, Giampaolo Mariangeli, Eurospin, a tutti gli altri simpatizzanti nonché sponsor della manifestazione, agli enti e comuni che hanno compreso lo spirito innovativo e turistico della manifestazione senza condizionamenti pseudoambientalistiche o false moralità. Il principio della manifestazione è quello di unire appassionati e simpatizzanti dell'enduro e, in senso generale, del fuoristrada, sport che va praticato all'aria aperta, in qualsiasi condizione meteorologica e su qualsiasi terreno, ripercorrendo strade e percorsi oramai abbandonati, riscoprendo le bellezze e le peculiarità della nostra terra, il tutto nel rispetto dell'ambiente e delle persone. Grazie a tutti e rinnoviamo l'appuntamento per la prossima edizione targata 2017.